vista dell'Udinese straordinaria, delle altre big, magari anche quelle un po' acciaccate, che sognano un destino diverso per questo campionato. Lo spirito, la bellezza di questa prima gara di campionato fra Italia e Europa. Non decisiva, amici e nemici milanisti, ho rubato il saluto a quello juventino. Molto spettacolare. Ma sì, ma sì. Cominciando da Pioli. Ma sì, stasera Milan-Napoli. Sinceramente sono molto preoccupato. 8 su 18 in rosso e non credo vinceremo. Però nel caso, per quello che è successo oggi, alle 3 ma soprattutto a mezzogiorno e mezzo, oggi è stata proprio una domenica da... Solo che non si vede un cazzo perché da zona sgrana da merda. Quindi ragazzi, oggi per onorare quella squadra che gli unici punti che fa in campionato li fa contro il Milan, questa ha detto voglio farli anche contro l'Inter, almeno per una volta. Quindi il nostro supporto sarà la maglietta dell'Udinese stasera. Ho visto la storia su Instagram di una persona che ha appena mangiato il gelato alla cipolla. Che schifo, ragazzi. Ma poi immagina anche l'alito. Un minuto di silenzio. Alla faccia del silenzio. E questo mi dispiace dirlo, ma siamo noi. Questo non rispetto verso un minuto di silenzio è colpa nostra, ve lo ammetto. E non è bello. Tanto si sa che il popolo di tifosi del calcio è fatto da cerebrolesi per la maggior parte, quindi si devono sempre far riconoscere. Nelle Marche, dai Mariani, fischia su. Le due squadre che stanno facendo meglio in Europa. Vamos. In tutto il pack fortunio del primo De Ketter all'esterno, Krunic trequartista e Saremekers a destra. Kvaratskhelia grandissimo, Kjaer, tirati su Buffone, tirati su. Non c'è Spalletti, è vero. La propria metà campo, quindi lascerà. Io lo vedevo tipo sopra negli schermi. Box, ho detto, mo vabbè, ora scende. L'allenatore in seconda del Napoli c'ha tipo la faccia, ma io che cazzo ci sto a fare? Qualche cosa devo fare? Dove mi trovo? State a vedere i ridiri di poi perdiamo, Tonali perde palla e costringe Anghissa a buttarla fuori, è incredibile. Ci sembra che sia Tonali che decide cosa devono fare gli avversari. Con il destro, palla morbida in mezzo a cercare una deviazione. Subito ma Sandrino, Teo, la palla rimane lì. Chetelare e Giroud erano i più vicini al pallone. Delusione. Hanno fatto match insieme. Forse un po' più Milan rispetto al Napoli per adesso. Scarletto, però no, qua costringe Benasera a far fallo. Se vedi che c'è Anghissa che è pronto a anticipare Tonali, perché gli va a dar la palla? Lateralmente siamo contro il Napoli, va bene, l'importante è non subire, perché se non subisci, proponi, prima o poi ci arrivi. Perché c'è il salt bay, quello del sale, così in tribuna? Che cazzo? Ecco qua chi era fatto la stronzata e ci tocca far fallo. Teo, buona per De Ketelaer. Va a ragionare, altra apertura. Sandrino verso Giroud. Bella. No, no, Sandrino ha fatto un cross della Madonna. Ha colpita male Giroud. Calabria Carletto. Bello Krunic. Giroud. Traversa. Era fuori gioco. Clamorosa per il Milan con Giroud. Non era mai fuori gioco. No, era un calcio d'angolo, ok. Mamma mia, che occasione abbiamo avuto, ragazzi. Ho visto la mano alzata così dell'arbitro, scusate, pensavo fosse fuori gioco. L'importante è non farli entrare in area. Poi, oggi non pretendo gol dopo 5 secondi come le altre partite. Oggi capisco le difficoltà. Stiamo affrontando la squadra più in forma del campionato insieme all'Atalanta. Quindi se c'è qualche difficoltà in mezzo vi capisco. Ma non facciamo i coglioni dietro. Mario Rui, Kvaratskhelia, attenzione. Fallo di Kjaer, giallo. Giallo inevitabile, ma la velocità, il cambio di... Vabbè, sei andato a prendere Kvaratskhelia sto fallo, però pesa il giallo di Kjaer e pesa anche la posizione in cui andranno a tirare la punizione. Stiamo cominciando a fare troppi falli, ragazzi, ve lo dico. Teo, come gli va via Di Lorenzo? Devi crossare. Krunic si fa vedere, il cross in mezzo. Va dentro verso Giroud. Buona. Massimo possibile. Buona. Va bene. Aveva Kim addosso, che non è insigne. Va bene.
Quindi Krunic. Si coordina, buono, bello per De Ketelaer dentro. Giroud con lo scorpione, vabbè. Tecnicamente Giroud l'ha tolta la Calabria. Giroud, ragazzi, che io dopo quello che mi ha fatto l'anno scorso, ho deciso di criticarlo. Proprio deve essere una situazione estrema. Lui ha questa cosa che lui, quando vede che può arrivare sul pallone in area, lo fa. Però a volte la toglie dalla testa dei compagni, a volte agisce distinto, e quindi questo porta a un gol mangiato come questo. Tonali, altra finta, allora Tonali va bene. Bello secondo palo, Meret si esalta ancora, stavolta su Krunic. Sto qua è il portiere più pagliaccioso del campionato. Già la seconda parata che fa, molto preoccupato, anche perché il calcio d'angolo era battuto benissimo. Perché uno non tribuna alla maglia di Selle Makers? Perché? C'è Teo che parte, gliela devi dare. Bravo Politano qui nella lettura sul tocco di Selle Makers, poi Rachmani si trova un pallone avvelenato, riesce in qualche modo ad allontanarlo. Selle Makers, no, Selle Makers, no, perché c'era il compagno sulla sinistra, tu sei andato da solo sulla via centrale, no, queste sono cose che non devi fare. Comodo verso Raspadori, tra campionato e Champions. Occhio a Zielinski, alla morbida, secondo palo, cercare Politano, Maignan con la mano aperta. Grande idea, si è in un lampo qui. Bello Tomori per Teo. Adesso state cominciando a sbagliare e state anche cominciando a farmi girare i coglioni. In tre. Ma qua Selle Makers poteva fare meglio. Teo, Selle Makers più forte, De Ketelaer. E De Ketelaer? De Ketelaer e Teo che vanno praticamente verso una zona vuota del campo. Selle Makers che, oltre a perdere il tempo, sbaglia anche il passaggio. Va bene, fatelo giocare solo in Champions, Selle Makers, ho capito. Gli ultimi 2000 a Napoli sono finiti 0-1. Vediamo di non replicare la cosa. Forse poi appoggiato verso Politano, occhio alla traccia di Lorenzo che infatti riceve. Politano di Lorenzo, tacco! Tacco! C'è Teo. Stiamo un po' rischiando, ragazzi. Ma giallo per Calabria su Kvaratskhelia. Questo qua non lo tieni. Cioè, pari di aver Leo contro oggi. Fine primo tempo, ragazzi. 0-0. Abbiamo avuto nettamente più occasioni noi, però il pareggio secondo me è giustissimo. Ci vediamo al secondo. Rieccoci, sempre in dolce compagnia. Oggi non voglio aprire la birretta, però. Sound effect, ASMR. Saltò da tutte e due le parti con la vittoria del Napoli qui con Elmas e la vittoria. Allora, a me la Monster mi ha sempre fatto cagare. Poi mi è stata casualmente offerta questa e il mondo, la mia visione del mondo è cambiata, ragazzi. Comunque dentro Dest per Calabria e Kalulu per Kier. Poi qualcuno si lamenta di Inzaghi e ha tolto Bastoni, ha tolto Mkhitaryan, hanno ammoniti. Vamos. Ah, qualcuno ha fischiato ma dalla tribuna, fantastico. Raspadori. Dai, su. Teo, però poi recuperi palla e non puoi stare lì a cazzeggiare che ti arriva Politano in pressing, però queste palle qui vanno mandate in tribuna, boiare. Comunque dai, questa partita da 0-0 per ora, Guarda Schelia, attenzione, ogni volta che sto qua c'ha palla mi piglia malissimo. Di Dest che allunga il pallone in calcio d'angolo. Ancora una volta le movenze di Kvaratskhelia. No, il calcio di rigore no. VAR, no, lo danno. Allora lo va a rivedere. Questo in pratica ci dice anche che lo danno. Quando vanno a rivedere lo danno, ragazzi. No, Dio, da questa angolazione però sembra rigore. Allora, il contatto è proprio minimo, Lo dà. Calcio di rigore. Peccato, avevamo fatto una gran partita finora. L'avevo detto che c'era da stare attenti a sto qua. Perché c'è uno con la maglia del Napoli con la sciarpa del Milan in tribuna? Che cazzo di senso c'ha? Politano contro Maignan. Al fantacalcio sia uno che l'altro, pensate un po'. Vabbè, ma Maignan ha già parato uno, quindi buono. Ancora Politano a purgare in Milan, ho capito, via. Politano, gol. Va col mancino e fa 1-0 Napoli. Aveva intuito Maignan, che infatti si rispera. Napoli avanti perché questo secondo tempo l'ha approcciato meglio.
poi con questo calcio di rigore calciato forte la sotto pancia. Gli abbiamo lasciato fare troppo. Questi qua hanno fatto, hanno fatto gol sotto la pancia a Maignan. Penso sia la cosa più brutta da vedere questa. Maignan aveva intuito. Infatti ho detto lì c'è riprizzo, ho pensato, ho detto no, la para. Adesso sono cazzi. Io voglio fare un po' la voce fuori dal coro. Non andava messo destro. Adri, è facile dirlo dopo. Sì, è facile dirlo dopo. Però io preferisco Calabria ammonito che destro così. Cioè, stai vincendo, lo metti nel finale per difendere. Ma non così. Hernandez! Palla dentro! Altra deviazione da terra. Voglio una mano, no, ragazzi. Non cominciate a fare i pagliacci. Sì, non c'è niente. Ragazzi, c'è niente. Tonali. Il colpo di testa di Kim che allontana. Sale Mekes, ma da, no. Cioè, dopo un tiro così devi uscire dal campo. Devi uscire dal campo. Cioè, sei 10 metri fuori dall'area. Zio, sei 10 metri fuori dall'area. Tiri al volo, c'è tutta la squadra dentro. Jones è buono a tirare da fermo con la palla ferma. Vuoi tirare in corsa con la palla per aria? Teo, non fare il coglione. Dentro! La lisciano tutti, non ce lo dico. Dest, tolto il fallo da rigore che è grave, perché è grave, inguardabile. Ancora Hernandez, Hernandez. Teo, il tocco in mezzo, dentro, per Selemakers. Vabbè, sti qua hanno messo il pullman. Ancora Selemakers, dentro, gliela toglie Di Lorenzo dai piedi di Teo. Politano fa gol e si rompe. Potevi romperti prima, che cazzo. E qua ragazzi, le assenze di Rebic, Origi e Florenzi pesano, ma pesano, eh. Dai, Simeone, Zerbin, dai, dai, dai. Ibrahim, dopo la sponda di Giroud, buona l'apertura. Bella, Serginho. Ragazzi, ogni palla che tocca fa una stronzata sto qui. De Ketelare recupera bene. De Keter, dentro, Messias! Ne ha presa un'altra, su Messias. Vabbè, era un po' centralina. Qua un giocatore forte. E anche Messias tira teso sul secondo palo. Ancora De Ketelare. Cerca Hernandez. Hernandez dentro. Sì! Sempre lui! Ed è meritato! Ed è meritato! Ed è meritato! E andiamo! E andiamo! E se l'assist lo fa Leao, lo fa Teo! E andiamo! Ed è meritato! Ed è giusto così! Eh sì, cazzo! Come gli è andato via Teo? A chi è? Quello ragazzino che è entrato. E quando ci arriva botta sicura Oliviero, ragazzi. Kvaratskhelia no, Kvaratskhelia no, Kvaratskhelia no, Kvaratskhelia no, Kvaratskhelia no, Messias si la porta via, Messias si la porta via, Messias. Vabbè, se Messias prova a saltare Kim, è un po' ridicola la cosa. Giroud, c'era Carletto nel mezzo, non gliel'ha data. Eccolo Carletto. Giroud, vabbè, mancino. Non è andata come nelle previsioni. Simeone, Simeone, che per un attimo aveva pensato anche a Zielinski, poi manovra, tre uomini su di lui. E com'è che era così libero? A coordinarsi, va il portoghese, palla morbida e bella. Dentro. Simeone! 2-1 Napoli! Simeone! Scelta di tempo perfetta sull'assist di Mario Rui. Aveva costruito la prima parte dell'azione, l'ha conclusa con un la prima parte testa. Dell'azione l'abbiamo costruita noi, signor Pardo. L'abbiamo costruita noi, che abbiamo avuto un buco in difesa. Lui è andata bene che non ha tirato. A questo punto forse era meglio se avesse tirato. Lui prende il tempo in anticipo e siamo rimasti su. Abbiamo preso gol da Simeone su assist di Mario Rui. C'è la vergogna più totale. Avete visto Napoli, ragazzi? Non fa casino davanti. Ha avuto le occasioni contate e l'ha buttata in porta. Sapete cosa ci è andato bene fino a noi oggi? Che le squadre ci hanno fatto tirare tanto in porta. Che noi le vittorie tirando poco in porta non le abbiamo fatte quest'anno ancora. No. Prova Maignan. Palla che resta lì. Bravo il portiere francese. Fuori. Ah, fanno entrare Adli adesso, giustamente. Non se lo sono cacati per tre mesi. Manco allo stadio lo facevano entrare. Adesso, giustamente, quando perdi con Napoli a 9 dalla fine per recupero, che sti qua basta un tiro, ti fanno un gol da come si è visto. Metti Adli. Adli, Sandrino. Alza la testa Tonali. Palla morbida a cercare. Perché la metti per Messias? Mario Rui le prese con test. Perché la metti per Messias, Sandro? Per Messias, che è marcato da Kim, che è 40 centimetri
centimetri più alto di lui, che per prendere questa palla non deve manco saltare. Guardate lì Messias come perde palla, guardate lì Messias come perde palla. Qua dentro Giroud, dentro! No! Napoli, poi Lobotka, l'intervento di Giroud su Lobotka. No! Dunque calcio di punizione per il Napoli, occasione clamorosa, era arrivato Kalulu sul secondo palo, ma qui tutto ha spaccato la porta, chi era Kalulu? Stato spiena, clamorosa occasione per il Milan. Alla sfiga non c'è mai fine, quella traversa lì me la sognerò stanotte, ragazzi, me la sognerò stanotte. Mettere questa palla, poi cazzo, vabbè, non sei un attaccante, basta, mettila bassa. Che cazzo vai a tirare le cannonate, che cazzo fai? Ma ragazzi, finirà così, la provvidenza, la nostra occasione ce l'ha data e noi non l'abbiamo sfruttata, basta. Cioè magari l'abbiamo anche sfruttata, ma è andata male. Kalulu per Brahim Diaz, non gli puoi mettere le palle alte, non gli puoi mettere le palle alte a Brahim Diaz, già non è buono con quelle basse. E poi vabbè, era fuori gioco netto, pace. Mamma mia, Brahim Diaz, fai sempre la cosa sbagliata, fai sempre la cosa sbagliata. Basta. Ci sono le nazionali, ci vediamo tra 2 settimane con Empoli Milan. Ciao.